Buongiorno, hello! Ah, lunedì, questo è un lunedì che sa proprio di lunedì. A Milano fa freddissimo, ci sono 8 gradi. Oggi è una giornatona per me, una giornatona full perché domani parto ancora. Non pensate che io sia ricca, perché non sono ricca, ma quest'anno ho deciso di fare un po' di esperienze e ho un'amica che vive a Londra, che è così carina da ospitarmi per 6 giorni, circa 6-7 giorni. E quindi perché no? Sono un po' agitata perché a me stare in casa degli altri un po' mi agita, ma perché ho paura di disturbare, ho paura di entrare nella routine degli altri e di dare fastidio. Non lo so, poi io comunque tendenzialmente sto molto più da sola che con persone, quindi non lo so, tutta una situazione che mi agita, poi sarò da sola a girare per la città. Però sono molto contenta, era una cosa che volevo fare per uscire dalla mia comfort zone. Quindi oggi giornata di lezioni, devo tenere 4 lezioni e in più devo portare fuori Maya, prepararmi lo zaino e poi prendere un treno e andare da mia madre, che poi domani mi accompagna all'aeroporto perché lei vive a 5 minuti da Malpensa. E niente, basta, adesso sto aspettando che il mio primo studente arrivi. Sono contenta, in ansia. Un po' agitata, ma sono contenta di, insomma, di fare questa esperienza. Allora, ho fatto lo zaino. Salute! Ho fatto lo zaino che sembra grosso, ma non lo è per niente. Cioè, oh, scusa Maya, scusa. Dentro sono riuscita a farci stare un paio di pantaloni più quello che avrò domani per partire, 2 maglioni più una felpa che avrò domani per partire. E il pigiama e le mutande, le calze, insomma, poi tutte le medicine, un pacco di farina che mi ha chiesto la mia amica Loki, che mi ha chiesto la mia amica di comprarle, di portarle perché a Londra non esiste. In realtà speravo di portare il computer perché dovrò fare lezione da lì, ma ho paura che non ci sia, cioè sicuramente non ci sta, quindi non lo porterò. Il fatto è che per una settimana ho veramente pochi cambi. Vabbè, è andata così. Poi se avrò bisogno di fare qualche lavatrice, la farò. Sono sempre un po' stressata prima dei viaggi. Però ci siamo. Ma come faccio a lasciarti a casa? Vieni con me. Eccoci, si va, si lascia Milano. Ho freddissimo. Ciao, amore mio. Direi che con il Tower Bridge alle spalle possiamo dire ufficialmente che sono a Londra. Sono 4 anni che non torno a Londra. Ero venuta nel 2020, prima della pandemia, proprio i giorni prima che scoppiasse tutto quanto. Che bello, sono felicissima. Quello invece è il The Shard, che è il grattacielo più alto di Londra. Eccolo qua, The Shard. San Paul Cathedral. Inizio a essere un po' stanchina, devo dire la verità. Ma è assurdo, sembra di essere in un set, sembra tutto finto. Cioè, mi ricordavo che Londra era bella.
Allora, momento di pausa, un secondo, ne ho bisogno. Devo capire un attimo cosa fare perché sono le 11:30, quindi per pranzare è un po' prestino. Allo stesso tempo ho bisogno di stare un po' seduta un attimo, bere, ho tantissima sete, quindi non so, forse cercherò uno Starbucks qui in zona e capisco se andare ad aspettare un attimino lì, capire dove andare a mangiare e tutto quanto. Comunque i taxi di Londra hanno proprio uno stile, sono proprio fighi. Comunque ho pranzato, poi faceva troppo freddo nel supermercato quindi mi sono spostata, sono andata a Starbucks a bere un espresso e poi sono stata lì un'oretta, no, boh, 40 minuti. E quindi il piano ora è camminare fino alla metro che poi mi collegherebbe in modo diretto senza cambi alla casa della mia amica e quindi niente, mi faccio questi 20 minuti di passeggiata, sono molto pronta ad andare a casa, nel senso a riposarmi per oggi. Buongiorno, mamma mia, allora, ieri non ho più vloggato niente perché sono venuta a casa della mia amica, questa è la mia stanzetta, è molto carina. Comunque sono venuta da lei, abbiamo chiacchierato, poi ci hanno raggiunto altre due sue amiche, abbiamo fatto aperitivo, ci siamo divertite, abbiamo chiacchierato. Oggi c'è una parvenza di sole, quindi speriamo regga. Perché uscirò questo pomeriggio, me la voglio prendere proprio con tranquillità e uscirò un po' questo pomeriggio, spero rimanga il sole e basta, adesso vado a fare un po' di colazione. Ecco, mi sono uscita. Sto andando in direzione Hyde Park perché quando mi sono svegliata c'era il sole e c'è stato il sole fino a poco fa e quindi ho pensato vai, una bella passeggiata al parco, ma è tornato il nuvoloso e però fa niente, vado lo stesso sperando che non piova perché non mi sono portata dietro lo zaino con tutte le cose eccetera, quindi spero non piova almeno e andando a prendere il bus e poi la metro. Bella Hyde Park, mi sono fatta una bella passeggiata. Adesso, visto che ho ancora tempo, sto andando a Buckingham Palace. Mi dispiace che non vedrò il cambio della guardia, però vabbè, se dovessi essere in giro qualche altra mattina, tornerò magari a vederlo.
E con Buckingham Palace alle spalle mi sto dirigendo alla metro. Così vado a casa, mi faccio una doccia, mi lavo i capelli, mi riposo un po'. Direi che possiamo concludere la giornata turistica qui, secondo me, con questo sole che è un po' timido, ma si è fatto vedere. Quindi grazie, grazie sole. Buongiorno, sono le 9:42. Questa mattina sono da sola. È assurdo perché ti svegli la mattina e c'è il sole, cioè c'è proprio un sole che mi sta facendo caldo perché mi batte sulla schiena. Però non so se durerà, perché ieri era esattamente così. E poi quando sono uscita c'era vento, nuvolo, sembrava quasi dovesse piovere perché le nuvole erano veramente rigide. E quindi boh, non lo so. Comunque oggi pensavo di andare a vedere finalmente il Big Ben, perché quando ero stata nel 2020 era in ristrutturazione, quindi non l'ho visto, c'erano tutte le impalcature, tutte le cose, quindi credo che andrò lì. E poi Trafalgar Square, penso anche Piccadilly se riesco. Comunque, buongiorno. Posso dire, c'è una luce infima, è chiarissimo, non riesco a tenere gli occhi aperti. E infatti ogni sera sto tornando a casa con un mal di testa atroce, probabilmente perché sto tutto il giorno così, tutto il tempo. E ovviamente non ho portato gli occhiali da sole perché non dava sole, ma sono un po' stupida io effettivamente. Balla un botto, cioè si muove tantissimo. Adesso missione foto. Vediamo se riesco a farmi una foto decente. Missione compiuta, ma non l'ho fatto da sola. Mi ha aiutato un ragazzo che ha chiesto a me di fare le foto a lui, e allora ho detto vabbè, perché non dovrei chiedergli lo stesso anch'io? E quindi ce l'ho fatta. Aggiornamento, sto entrando al St. James Park, ha iniziato a piovere, per il momento non è di preoccupante, vediamo come continua. Comunque ho un ricordo bellissimo di questo parco, non lo so perché, c'erano i fiorellini, infatti quando ero, oddio, mi è entrata una goccia nell'occhio. Comunque ho terminato il mio tempo a disposizione, devo andare a prendere la metro e tornare a casa, perché sennò poi
sono costretta a stare fuori fino a tardi e col fatto che sta piovendo, ma potrebbe sicuramente smettere nel momento in cui io metterò piede nella metro. Però detto questo, preferisco non rischiarmela e andare a casa. E tanto comunque le tappe che volevo vedere oggi sono riuscita a vedermele, quindi sono molto felice, quindi va bene così. So happy to be here. One hour later. Questo viaggio a casa sta diventando un viaggio della speranza, perché ho guardato cosa mi serviva, dove dovevo andare per tornare a casa, e c'era o la classica strada che ho fatto tutti questi giorni, che però è sempre piena di gente, oppure un'altra strada che comprendeva fare un cambio metro. E poi ok, ho detto vabbè dai, provo a fare l'altra strada. Salgo, la mia fermata non viene fatta per qualche motivo, che a questo punto non so se io sia andato tipo in dormiveglia con gli occhi aperti o cosa, ma comunque non lo so, l'ho persa o non è mai passata, non lo so. Quindi sono scesa appena me ne sono resa conto, ho fatto tutto un tragitto per capire dove devo andare e poi alla fine dovevo semplicemente attraversare il binario e andare dall'altra parte. Ho preso il primo treno che è arrivato, che era sbagliato però, perché dovevo guardare le district line e non l'ho guardato, quindi ho visto che l'altra fermata era sbagliata, quindi sono scesa di nuovo, sono riuscita grazie ad un signore a prendere quella giusta e ora sto aspettando un'altra metro, che era il secondo cambio, che però arriva tipo tra 12 minuti, quindi arriverò dopo le 5, quindi non lo so. Tra l'altro non posso comunicare con nessuno perché non c'è campo qui sotto. Vabbè. A few moments later. Ce l'ho fatta. Sono arrivata a casa. Anzi, in realtà sono arrivata un po' di tempo fa. Ce l'ho fatta. Sono arrivata alle 5:10 correndo come una matta. Ora mi rilasso un po'. Basta.